benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avrete già letto dal titolo, andiamo a fare una full face utilizzando solamente i trucchi di Primark. Infatti sono andata settimana scorsa a comprare un pochettino di cose ed ho qui infatti la busta con tutto il bottino all'interno. Come sapete, Primark è famosa anche per il beauty, ci sono tantissime cose, dalle più svariate, dagli accessori, le cose per capelli, le cose per il corpo, skincare, make-up e la marca, diciamo, per eccellenza che c'è per la maggior parte di Primark Beauty è PS e oggi appunto ho acquistato, penso, quasi tutto di quella marca lì. Ho cercato di prendere un po' di cose per fare una full face, alcune cose non le ho potute prendere perché o non c'erano le colorazioni oppure non c'era, diciamo, la tipologia di prodotto che mi piaceva, tipo il correttore, c'erano solo quelli tipo rossetto in stick che non uso, quindi ho preferito evitarlo, però sono rimasta sorpresa perché erano abbastanza forniti e quindi ho preso parecchie cose. Detto ciò, direi subito di iniziare. Se vi piace questa tipologia di video dove proviamo il make-up di Primark, lasciate un bel like perché c'erano tante cose e magari in futuro posso fare altri video dove vado a fare di nuovo shopping e compro magari altre cose. Allora, vi faccio vedere quello che appunto ho preso e ho qui anche lo scontrino per farvi vedere quanto ho speso, perché effettivamente Primark è super economico, cioè i prodotti non vanno al di sopra dei 5 euro, quindi è super super economico e perciò oggi vediamo anche se sono validi come prodotti, perché se lo sono la svolta, perché capisco comunque che non tutti possono permettersi magari rossetti da 20-30 euro, quindi trovare magari un rossetto a 2 euro da Primark è top. Allora, considerando che ho preso un patch occhi che elimineremo, la spesa totale è di 24,50 euro per un totale di 8 prodotti, di cui ho preso anche un set di pennelli che è venuto 6 euro. Quindi diciamo che i prodotti make-up in sé per sé sono 7 e se eliminiamo questi 6 euro non abbiamo speso neanche 20 euro, quindi super economico. Come vi dicevo, appunto, ho preso questo set di pennelli qua che mi ispirava un sacco. Ora ve lo apro così lo vedete meglio. E sono 4 pennelli, ma mi sembravano super carini. Sono dei pennelli occhi e in effetti sono anche molto morbidi. Quindi sembrano di una buona qualità. E la cosa carina è che c'è scritto sopra la tipologia di pennello. Quindi questo kit qua di 4 pennellini, secondo me, se volete pochi pennelli da utilizzare, vi servono quelli più, diciamo, base, potete magari comprare questo kit che non mi sembra appunto affatto male. Quindi oggi truccheremo gli occhi con questi e vi faccio vedere a questo punto la palette che ho preso. Ho preso questa qui che è la Flame ed è super piccolina, quindi piccola proprio nel formato e anche molto sottile. Quindi top per i viaggi, per esempio, e all'interno le colorazioni sono queste, quindi belle caldine, proprio fiamma fuoco. Non ha lo specchio, però direi che è super essenziale anche perché costa solo 2,50 euro e c'erano tantissimi colori, quindi non solo questo schema colori che ho scelto io un pochettino più caldo, ma c'erano anche toni del grigio, quindi palette più fredde, palette più neutre, blu, verdi, c'erano veramente tantissimi colori e non mi sembravano affatto male. Quindi ho voluto prendere questa che ha all'interno anche un bel marrone scuro, così la mettiamo anche alla prova. E direi di partire appunto dagli occhi. Vado ad applicare quindi un correttore che non ho comprato, quindi ne applico uno mio. Ok, direi di partire quindi con l'applicazione di Escape, che è il marroncino più scuro, e lo vado ad applicare con il pennellino, quello piccolino. Medio, non quello proprio piccolo piccolo piccolo, e lo uso come colore di transizione. Ok, cioè super pigmentato. Wow, non me l'aspettavo per niente. Ricordiamoci sempre che questa palette viene 2,50 euro. Polverano in cialda, il che significa che sono pigmentati e si può ben vedere. Quindi per ora non sono affatto male, cioè promettono proprio bene. E in più la cosa che mi piace molto è anche che rispecchiano il pan. Cioè guardate il pan, il colore in pan e il colore sulla palpebra. Di solito queste palette così, che potrebbero essere un po' deludenti, sono di un colore in cialda e poi sull'occhio svaniscono o sono di tutt'altro colore. Ok, adoro. E
Adesso andiamo con questo colore qua, Deft, colore impronunciabile, e lo vado a posizionare nella parte esterna dell'occhio e vado con l'altro pennello, quello più piatto, praticamente è quasi nero. Sono veramente impressionata, cioè guardate che pigmentazione, i colori si sono anche sfumati molto bene, cioè questo colore non ha fatto assolutamente macchia, cosa che boh, cioè io un po' sconvolta. Ora poi sto pulendo la parte esterna per renderla un pochettino più precisa, ma non c'è neanche fallout, cioè veramente io sconvolta. Comunque il fatto che io ora non corra da Primark a comprare tipo tutti i colori di queste palette è solo perché ho veramente tante altre palette, ma cioè se voi volete fare un po' un assortimento generale di vari ombretti, di vari colori, cioè comprate queste perché con forse 10 euro ve ne prendete 2000 e avete tutti i colori che vi servono perché wow. Ora andiamo con gli shimmer che sono ovviamente il punto clou della palette per vedere se sono brillanti e qui ne abbiamo ben 4. Facciamo degli swatches così vi faccio vedere un po' come sono. Allora, questi sono i colori swatchati sulle dita. Sono molto carichi di colore, non sembrano ultra brillanti, però voglio dire, c'è cioè, una palette comunque che costa 2,50 euro, non è che mi aspetto chissà cosa. Ecco qui i colori swatchati, devo dire wow, cioè questo in mezzo che è il doratino è super luminoso, guardate com'è riflettente, questo tipo bianco super riflettente, cioè sono sconvolta, sono più che altro metallizzati più che shimmer veri e propri, forse l'oro è più shimmer, gli altri sono più metallizzati, però sono veramente belli. Veramente, veramente belli. Li usiamo tutti e quattro, che dite? Così almeno vediamo un po' di tutto in azione. E anche questi pennelli mi stanno piacendo molto. Peccato che sono solo quattro, quindi le forme sono un po' meh, perché tipo questo, la sfumatura è troppo grande, io non lo utilizzerei, però lo utilizzerò sicuramente per l'illuminante. Però tipo questo mi è piaciuto un sacco, anche questo per tamponare il colore scuro mi è piaciuto. Belli. Ora, visto che questi sono sporchi, magari mi aiuto un po' con i miei pennelli e uso quelli piatti. E appunto li utilizziamo tutti e quattro, quindi parto con It, che è il rosso, e lo vado a mettere nella parte più esterna. È così pigmentato che ha coperto addirittura il nero. Andiamo con Precious, che è sempre il rossiccio, un pochettino più arancione. Bellissimo anche questo. Ho un po' più di difficoltà a scrivere sul nero, però piano piano ce la facciamo. Cioè, che belli! Sono molto contenta. Prendo un altro pennellino piatto, così andiamo con gli ultimi due e vado con Scorch, che è il doratino. Ovviamente se avessi pulito la crease e non ci fosse stato il nero sotto sarebbero stati ancora meglio, però non volevo facilitare gli ombretti facendo la crease e devo dire che si stanno comportando molto molto bene, anche questo giallino è ben pigmentato. Io sto adorando, sicuramente non avrei fatto questo look perché stiamo usando tutti i colori per farveli vedere. Però almeno così li vedete tutti in azione. Ora applico il bianco, che praticamente questo è bianco, nella parte invece interna dell'occhio come punto luce. Poi magari dopo quando facciamo la base lo vado a ripassare. Però pure questo super luminoso, guardate qui che interno. Ci rendiamo conto del look che è uscito fuori con una palette da 2,50 euro e fallout praticamente quasi zero. Io non ho parole, basta. Andiamo avanti perché sennò rimango qui a rimuginare su quanto è bella questa palette per tutto il video. Passiamo ora alla base e vado ad utilizzare come primer questo qui.
che è il Prep and Perfect Vitamin Enrich Moisturizing Primer, e vi ricorda qualcosa? Cioè, praticamente è il dupe di quello famosissimo di Marc Jacobs. Sono giorni che ci penso, non mi ricordo mai se è Marc Jacobs la marca, addirittura la pellicola protettiva. E all'interno è fatto così, quindi giallino, e dovrebbe essere un primer ovviamente idratante e ricco di vitamina E. Ne vado a prendere un po' ed è così tipo crema. Ora io ho anche abbondato, però è molto consistente, cioè veramente una crema bella ricca, quindi ne basta veramente poco. E considerando che quel barattolo è bello grande e costa solo 5 euro, se anche questo è di ottima qualità, comprare subito, perché veramente ci fate una vita ed è super conveniente, perché a 5 euro veramente comprate forse Essence. Allora, l'effetto non è appiccicoso, quindi non fa effetto di attirare il fondotinta, però ha idratato un sacco la pelle. La sento proprio bella idratata, il che è una cosa positiva ed è proprio il concept del prodotto, perché appunto è un infuso di vitamine ed è un primer nutriente idratante, quindi assolutamente ottimo come concept. Ok, passiamo ora al fondotinta. E qua, perché c'erano tanti fondotinta, i loro più famosi sono quelli nella boccetta in vetro, però mi sembravano un po' un pastone. Sapete che io ho la pelle secca, quindi ho cercato di prendere un fondotinta adatto alla mia pelle e ho preso questo qui, che dovrebbe essere un fondotinta in teoria idratante. È da media a alta coprenza, un finish naturale, ha vitamina C, vitamina E anche questo, ed è dermatologicamente testato e costa solo 3 euro. La colorazione che ho preso io è la numero 03. Non c'erano purtroppo dei tester, quindi non ho potuto swatchare i prodotti, però questa mi sembrava, diciamo, una tonalità abbastanza neutra e che potrebbe avvicinarsi al mio incarnato. La consistenza è molto più densa di quello che mi aspettavo, me lo aspettavo molto più liquido, il che non è un male, perché questo cioè, è simbolo di coprenza. Infatti il fondotinta promette di essere da una coprenza media a una coprenza full, e mi sembra vero, perché come vedete è molto coprente e il colore non mi sembra neanche male. Wow, questo era quello che mi preoccupava di più, perché veramente era difficile capire in store i colori, che un po' come OVS non ci sono mai prodotti da swatchare. E in più le luci sono super ingannevoli. Considerate che una volta uscita dal negozio ho rivisto il fondotinta e ho detto: ma la colorazione non mi sembrava così. Ci sono quelle luci un po' ingannevoli. No, vabbè, raga, io comunque sto esplodendo. Allora, la colorazione è perfetta. Che dire, mi piace un sacco perché ha coperto benissimo. Vedete, le mie lentiggini si vedono poco poco poco, quindi da media a full è veramente giusta come cosa che c'è scritta sul pack, e mi piace un sacco perché non è per niente secco, ma neanche troppo lucido. Cioè, vedete che comunque è abbastanza settato sul viso, è un po' appiccicaticcio, ma secondo me se lo facciamo stare un pochettino così si autosetta, e lo adoro perché almeno non ho bisogno di mettere la cipria e l'effetto è super bello. Sicuramente il primer di sotto fa tanto, perché la pelle la vedo proprio nutrita e idratata. Ma wow, mi piace veramente un sacco, guardate. Beh, amici, per 3 euro anche questo, comprare. Cioè, praticamente dovete andare tipo da Primark già ora per questi due prodotti. Wow, quindi correttore lo applico out of camera perché non ho preso nessun correttore. Nel frattempo che facciamo settare un po' la base, vado a riprendere la palettina così finiamo il trucco occhi, e con il pennellino, quello appena più piccolino, nuovo pulito, vado a prendere il colore scuro e lo congiungo. Lascio uno spazietto, oggi voglio fare questa cosa, e faccio la stessa cosa anche nella parte iniziale, e nello spazietto poi andiamo ad applicare lo shimmer. Ripasso anche il bianco nella parte interna. Ok, adoro, adoro, adoro. Allora, ora mettiamo le ciglia finte. Ho preso queste qui,
che costano 3 euro e sono le Vixen, 3D Vixen Intense Lashes Glue Included, quindi anche la colla è inclusa, però io non la utilizzo di solito la colla questa qui perché ho paura che mi faccia irritazione agli occhi, quindi uso la mia colla solita, però comunque all'interno la vedete è questa piccolina qua. E le ciglia sono fatte così, ve le faccio vedere più da vicino. La banda di queste ciglia è bella scuretta, quindi non so se poi dovrò andare a coprire con un eyeliner, però visto che non l'ho preso per ora lascio così. Ciglia finte messe, anche queste mi hanno sorpresa veramente. Non sono affatto male e pensavo che la banda fosse più visibile, invece no. Ma guardate che bello questo look! Anche qui, come dico sempre, quando trovo queste palette con questi schemi colori e devo provarle, vado a fare dei look che non farei mai. Cioè, io un look del genere non lo farei mai. Poi mi piace perché l'oro qui, con il nero sotto, sembra quasi verde, molto molto carino. Ok, andiamo avanti. La base praticamente si è fissata da sola, quindi non ho applicato assolutamente cipria. Perciò andiamo direttamente con il bronzer e il blush. Allora, il bronzer ho preso, anche qua la colorazione sarà un po' complicata da scegliere, ho preso questo qui, che è Bronze Glow Matte Bronzing Powder. E la colorazione non c'è. Forse Fearless è la colorazione. Comunque ho provato a prendere quello più neutro barra freddo che c'era e non troppo caldino. E lo vado a provare. Oh, è super pigmentato. Guardate, molto molto pigmentato, infatti spolvera parecchio anche in cialda. Però non mi dispiace perché poi con questo look non sta neanche male. Dovete dosare bene il colore perché è molto pigmentato, quindi è facile eccedere e diventare tipo arancioni. Però wow, si sfuma anche questo molto bene. Bello pigmentato. Cioè, per 1,50 euro assolutamente lo ricomprerei. Andiamo ora con il blush. Questo è nella colorazione True Peach, anche lui 1,50 euro. E questa qui è la colorazione. Ce n'erano anche di questi molti. Io ho preso uno aranciatino. E vediamo com'è. Anche questo è super pigmentato. È bellissimo. Cioè, è difficile che i blush non siano belli, però, cioè, per 1,50 euro questo è molto bello. Anche lui super super pigmentato, veramente pigmentatissimo. E anche lui zero problemi. Ha scritto in 2 secondi, ha dato vita subito al mio volto. Wow, cioè, ma io pensavo che questo video venisse un fail con dei prodotti. Beh, e invece, wow. Ok, adesso mi dispiace, ma niente illuminante perché quelli che c'erano soltanto un tipo e ce n'era uno che era praticamente oro, proprio oro giallo, 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 troppo scuro, e l'altro era bronzo, bronzo, bronzo scurissimo. Non c'era una via di mezzo, quindi ovviamente sapevo che sarebbe stato troppo scuro, inutile, non l'avrei potuto usare, quindi non l'ho preso. Peccato perché ci sarebbe stato bene. Quindi ne vado a mettere uno mio e lo vado a mettere però con questo fluffy brush, appunto quello grande, così lo proviamo. E non ho neanche messo setting spray perché voglio farvi vedere bene la base. Una volta completato il tutto, ma devo dire che la base è pazzesca, cioè veramente se la guardo da vicino è stupenda questo fondotinta, wow. Poi sono soddisfatta perché non è soltanto il fondotinta o il primer, ma sono entrambi, quindi sono validi entrambi. Cioè guardate la base da vicino com'è bella. Lasciate stare l'illuminante che ok, non è di Primark, però la base è proprio bella, è coperta come piace a me, quindi non si vedono più le lentiggini. Questo bronzer ha scaldato bene, ha ridato i volumi. Questo blush aranciato è stupendo, sono veramente contenta. Ora passiamo all'ultimo prodotto, ovvero le labbra. E ho preso questo rossettino qua, che ora vado a scartare nella versione matte. C'erano anche quelli più luminosi, quindi glow. Però l'ho swatchato sulla mano, quello glow, e mi sembrava troppo
troppo luminoso, quindi ho preferito prendere questo matte anche perché c'era nude. Sapete che io amo i colori nude, quindi non potevo non prenderlo. Il pack è plasticosino, plastica, però è carino alla fine, essenziale, così. La colorazione è Thrill Seeker ed ha un buonissimo odore. Il colore è questo nudino qua. Buono, dolce, un odore dolce, adoro. Non ho trovato matite nude, per le labbra c'erano solo tipo rosse, così rosa, quindi lo vado ad applicare senza nulla. Il colore è bellissimo. Io, essendo chiara, posso utilizzarlo anche così, magari se siete un pochino più scuri di me, meglio contornarlo con una matita, però per il momento io utilizzo solo lui. Bello scrivente, il colore lo adoro. Eccolo qua. E mi piace un sacco. Ora aspettiamo un attimo per vedere quanto si mattifica e se si mattifica, visto che è matte, mentre così risulta ancora leggermente luminoso. Ma lo adoro. Cioè, guardate come stanno bene questi colori insieme. Sono super contenta. Allora, il rossetto sì, è matte, però non eccessivamente ed è super confortevole. Mi sembra anche abbastanza idratante, quindi non è uno di quelli che si secca troppo, il che è assolutamente un bene. E quindi niente, questo è il look completamente finito. Devo dire che mi piace da impazzire sia il make-up occhi ma anche la base. Questo fondotinta è veramente bello, blush e bronzer veramente belli. Quindi questa era la full face utilizzando solamente prodotti di Primark Beauty. Devo dire che sono al 100% soddisfatta. Mi piace un sacco, spero piaccia anche a voi. Spero tantissimo in questo video vi sia piaciuto. Se è così mi raccomando lasciate un bel like, ricordatevi di iscrivervi e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Bye!